un iter tortuoso come tutto in Italia, purtroppo, vale a dire pratica nel 2014, iter conclusosi nel 2019, avviato nel 2014 e conclusosi nel 2019. Colgo l'occasione per ringraziare il supporto dell'amministrazione comunale, quindi nella persona del sindaco Francesco Zaccaria, qui presente, che è riuscito a dare rapido riscontro alle istanze del privato, e mi preme sottolineare tra i vari enti coinvolti nel procedimento autorizzativo anche la Soprintendenza delle Belle Arti, nella persona dell'architetto Di Fonso, ha fatto sì che il procedimento si svolgesse nella piena osservanza delle regole e delle norme a tutela del paesaggio. Questo per noi è un tema molto molto importante. L'amministrazione comunale, che in questo modo adempie, diciamo, il proprio mandato, perché cioè quello che, nel quale consiste, vale a dire la tutela, la valorizzazione, l'amministrazione del proprio territorio. L'indotto lavorativo e occupazionale che potete immaginare, guardando le proporzioni di questo lido, potete immaginare, insomma, quante maestranze, quanta forza lavoro abbiamo impiegato e soprattutto quanta forza lavoro impiegheremo per la gestione di questo intero tratto di costa. Diciamo, il privato che riesce, mediante questo intervento di bonifica, a dare nuova vita ad un tratto di costa, ripeto, appunto privato, a favore del pubblico, quindi della comunità locale e non, anche della comunità internazionale. Quindi diciamo, qui c'è l'assessore Capone che spero convenga con me, un biglietto da visita della Puglia nel mondo, un modello che ci piace e che vorremmo anche esportare, qualora possibile. Questo tratto di costa non era regolamentato e quindi era a libera fruizione pubblica, con le conseguenti, diciamo, dark side, quindi con i conseguenti angoli oscuri. Basti pensare, semplicemente a titolo esemplificativo, che abbiamo dovuto ripulire questo intero tratto di costa, circa 140 tonnellate di rifiuti. A partire da lunedì, l'intero tratto di costa della Verdemare, che ricordo è proprietaria di circa 1,5 km di terreni costieri, fino all'ex marmificio dismesso, a partire dall'ingresso di Savelletri quasi. Questo tratto di costa di circa 500 metri, innanzitutto sono stati realizzati muretti a secco, che vedete alla nostra sinistra e alla vostra destra, per totale 300 metri, per creare a tutela dell'incolumità dei bagnanti e degli automobilisti che attraversano la trafficata statale provinciale 90, con ovviamente apertura di varchi per gli accessi pedonali. In secondo è stato realizzato un parcheggione che vedrete di fronte a voi sulla destra, nei terreni privati dell'immobiliare Verdemare, su un'area di circa 9.300 metri quadrati per totali 450 posti auto. Vale a dire, anche questo è un investimento importante per consentire di disciplinare nel modo più dignitoso il flusso dei bagnanti, soprattutto durante le calde giornate estive. Poi, questo sul quale siamo noi, 7.000 metri quadrati, regolarizzazione e pulizia del piano di campagna. Sono stati smaltiti rifiuti, 140 tonnellate di rifiuti, e vi abbiamo trasportato addirittura 1.500 quintali di sabbia certificata, antimicotica e antibatterica, fino proprio al marmificio. Vedete che è stata realizzata una vera e propria spiaggia con un chiosco che vedete alla vostra destra per la vendita di snack e bevande. Abbiamo creato tre bagni, uomo, donna e disabile, tre docce, libera fruizione del pubblico. Ricordo ovviamente che anche il parcheggio è completamente pubblico e gratuito, secondo le fasce orarie che verranno garantite, quindi 9 e 19 come da ordinanza della Capitaneria di Porto di Brindisi. C'è uno spogliatoio, ci sono tre docce e c'è la scaletta di accesso al mare che vedete alle vostre spalle, che faciliterà ovviamente soprattutto le categorie più sensibili come anziani e bambini. Ovviamente dalla mattina alla sera ci sarà un bagnino, quindi l'area sarà presidiata da assistenza e salvataggio. Questo perché è importante dirlo? Perché questo investimento non solo è stato realizzato dall'immobiliare Verdemare a favore del pubblico, ma verrà anche gestito interamente dall'immobiliare Verdemare. Un solo dato: l'investimento complessivo è costato, supera il mezzo milione di euro a favore del pubblico. Sono stati assunti tra lido privato e lido pubblico circa 35 dipendenti, quindi insomma potete fare i calcoli facilmente sull'indotto.